Eccoci qua, benvenuti, benvenuti. Vediamo in questo video microsegni che lei ti vuole in chat e dal vivo. Allora, puoi capire se una donna è interessata a te sia in una conversazione online, chat, sia dal vivo. E ovviamente questo nella chat può essere un po' più complicato perché ovviamente mancano un po' di sensi da prendere in considerazione, però ci sono dei microsegni, dei microsegnali che comunque ti fanno capire che una donna è interessata a te, che ti vuole. Allora, in chat, beh, sicuramente sono risposte rapide ed entusiastiche, cioè se una donna ti risponde rapidamente ai messaggi e sembra entusiasta nella conversazione, e questo sicuramente è un segno che ha un interesse nei tuoi confronti. Poi utilizza molte emoji, soprattutto diciamo quelli sorridenti o affettuosi come i cuori, i bacini, indica ovviamente un interesse nella conversazione, anche utilizzando, diciamo, non solo le emoji, ma utilizzando anche dei nomignoli per te, delle cose affettuose, sono tutti segnali che comunque c'è un coinvolgimento. Poi ride, anche qua spesso attraverso le emoji a delle battute magari che tu fai, perché attraverso le emoticons comunque in qualche modo si possono esprimere dei sentimenti fondamentalmente. E poi un altro fatto fondamentale è che usa spesso il tuo nome. Usa spesso il tuo nome perché durante la conversazione è l'indicatore di un interesse personale. E poi ti fa domande personali, cerca di capire qualcosa sulla tua attività, sulla tua vita personale. È un segno, diciamo, comunque che vuole conoscerti meglio. Ovviamente oggi la chat è naturalmente abbinata all'interazione, possiamo dire dal vivo, almeno dovrebbe così essere, e anche dal vivo, quindi ci sono dei microsegni. Sicuramente il contatto visivo prolungato, se mantiene il contatto visivo prolungato con te più a lungo del solito, questo è un segnale di interesse. Sorrisi frequenti, ride, sorrisi veri, simmetrici. Cerca un contatto, ti tocca leggermente il braccio, la mano, l'avambraccio durante la conversazione. Tende a inclinarsi verso di te, tende anche qua a ridere a delle tue battute, duplica un po' i tuoi gesti, imita inconsciamente i tuoi gesti e le tue espressioni. Questo è un altro indicatore molto forte di un coinvolgimento. E poi diciamo dà tutti dei segnali di gradimento attraverso la bocca, ad esempio il mordicchiamento delle labbra, umettarsi le labbra, toccarsi le labbra, sono tutti segnali che c'è un forte coinvolgimento nei tuoi confronti. Sono microsegni che però sono molto molto indicativi. Metti un like se il video ti piace, condividilo con i tuoi amici, seguimi su tutti i canali YouTube e ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo inoltre che se vuoi sul canale ti puoi abbonare.